Ciao, oggi parleremo ancora dell'acqua. Come ben sai, l'acqua è un liquido e, come tutti i liquidi, non ha una forma propria, ma assume quella del contenitore nel quale viene versata. Adesso versa dell'acqua in un bicchiere e utilizza i tuoi organi di senso per osservarla, odorarla e gustarla. Vedrai che l'acqua è trasparente, non ha colore, non ha odore, non ha sapore. Gran parte della Terra è ricoperta da acqua. Anche gran parte del nostro corpo è formato da acqua. Essa diluisce con l'aumentare dell'età. In tutti i cibi che mangiamo troviamo l'acqua, anche se in quantità diverse. Ma attenzione, non sempre l'acqua è potabile. Potabile significa che si può bere senza che essa causi danni alla salute. L'acqua dei mari e degli oceani è salata e quindi non la possiamo bere. L'acqua dolce che noi utilizziamo per bere, cucinare, irrigare i campi proviene dalle piogge, dai fiumi. Ricorda che l'acqua è un bene molto prezioso, quindi fai attenzione a non sprecarla. E adesso prova a fare il test che ho preparato. Ciao e alla prossima lezione!